Resta irrisolto il problema delle aree di servizio lungo la 3 a Galdo di Lauria. Dopo la protesta di venerdì scorso, 9 agosto, gestori, lavoratori e amministrazione comunale erano in attesa di una risposta, ma tutto quello che l'ANAS ha fatto sapere è che fino al prossimo 19 agosto gli uffici resteranno chiusi per le ferie estive. Solo dopo il gestore autostradale sarà disponibile a riaprire il confronto. Esigenza comprensibile quella delle ferie, ma non per le 40 persone che rischiano di perdere il posto di lavoro. I dipendenti delle due stazioni di servizio, Galdo Est e Galdo Ovest, dopo l'estate potrebbero già ricevere la lettera di licenziamento. Si è in attesa dunque di un ulteriore incontro, così come è stato chiesto dai sindacati al prefetto di Potenza Antonio Nunziante. Pur essendo in un periodo di ferie, commenta Angelo Lamboglia, capogruppo di Lauria Libera, è opportuno tener conto dell'angoscia dei dipendenti e dei gestori delle stazioni di servizio che non per colpe loro vedono venir meno la loro fonte di reddito. Non possiamo non sottolineare la necessità di attivarsi quanto prima per evitare che la tensione lieviti e la situazione precipiti. Vorremmo ricordare a tutti, prosegue il consigliere comunale all'opposizione, che le ferie sono importanti e sacrosante per tutti, ma quando si è di fronte a criticità che rischiano di intaccare uno dei diritti fondamentali quali il lavoro, elemento basilare per poter vivere ed eventualmente godere delle vacanze, è opportuno attivarsi con celerità dimostrando concretamente di voler risolvere il problema. Intanto per il 20 agosto è stata annunciata la ripresa della protesta. Lavoratori, gestori delle aree di servizio e sindacati hanno già organizzato altri presidi per manifestare contro l'ANAS. Insieme a loro, come venerdì scorso, ci sarà anche l'amministrazione comunale di Lauria.